Raffaele De Maio presso il Torrione, un'opera che sarà esposta permanentemente e che ha realizzato in questi giorni, un presepe. Il presepe che avevo avuto modo di ammirare questa sera ha una genesi che è partita da lontano, cioè da colloqui che ho avuto nel corso degli anni con l'ex presidente dell'associazione Radici Peppe Magalli, il quale, amante delle cose belle dell'arte, mi diceva sempre: Raffaele, dovremmo fare un presepe permanente. E individuammo già allora la location, cioè in un anfratto del Masso Tufacio del Torrione, dove una volta un altro grande artista del passato maltese aveva ricavato una sua piccola dimora. E quindi anche in un omaggio al passato, a quell'artista, e facendo rivivere quel luogo. Il presepe è un presepe di fantasia, però che ha alcuni elementi che richiamano il territorio foriano, da scoprire dal visitatore. Io posso dire che, come elementi che lo caratterizzano appunto a livello territoriale, c'è l'arco dei pilastri, un acquedotto romano, anche detto romano ma non è romano, c'è una casa tipica del paesaggio foriano, c'è il torrione e poi c'è una figura particolare. Ricordando un po' il carattere burlone di Peppe, mi sono immaginato che facesse un agente durante il censimento. Voi sapete tutti che Gesù nacque a Betlemme perché Maria e Giuseppe si recarono per il censimento, e quindi lui personifica un addetto al censimento che raccoglie i nomi delle persone che sono censite. Il presepe rimarrà esposto in forma permanente e sarà, io penso, anche motivo di attrazione a corredo delle bellezze del torrione, del panorama che si gode dal terrazzo e dalle attività che di volta in volta l'associazione Radici nel corso degli anni, nel ricordo di Peppe, continuerà, sperando che le forze ci sorreggano ancora, a portare avanti. Invito tutti a visitare in questo periodo, ma anche successivamente, il museo, soprattutto il presepe e questa mostra che in questo periodo è a corredo sia del presepe che del museo.